Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Siamo noi, Mandy Biel. Che siamo due puntini, ma visti da lontano. Che attraversiamo il fuoco con due mojiti in mano. Che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera. Io e te, io e te. Buongiorno, ben arrivati, ben sempre. Arrivati. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio e bentornati. Soprattutto bentornati. L'inquadratura c'è, eh? C'è. Guarda, non mi sfiora neanche i capelli. Proprio altina, fai l'inquadratura su di me ora? Qua mi tagliano la testa, me. E allora io mi riabbasso di nuovo. No, oh, mi hanno detto di stare dritto sulle gambe, me. Dritto e fermo. Oh, eccoci qua. Qua mi vedo bene. Aspetta che sono sul monitor. Perfetto. Buongiorno, buon Natale, buone feste a tutti. Ben arrivati, come state? Come stai, Poma? Io sto benissimo, hai caro ragnato? Igor. Guarda, profilo, si vede? No, qualche panettone, qualche pandoro, un po' di prosciutto crudo, sai? Le solite cosine. È capitato anche a me. Il giorno di Natale ho mangiato poco, normale, poi mi sono dedicato al mio letto e il giorno dopo ho mangiato per 5 giorni di fila. Però sì. Zio. Ha mangiato 5 giorni di fila. Cioè, come se avessi mangiato 5 giorni, capito? E tu, oltre che lo zibimbo, cosa ti sei mangiato? Ma io ho fatto digiuno. Che hai fatto digiuno? Sei musulmano? Cosa hai fatto? No, digiuno perché non avevo fame. Ah, non avevi fame. Però per la prima volta lo zio sta parlando anziché star mu e sono cambiate le cose. Sono cambiate le cose. C'è un'aria Natale, nuova. Natale, sai, porta bontà, no? Noi siamo buoni con lo zio e zitto, però da adesso devi stare. Mi raccomando. Zio, grazie. Adesso basta. È finita la tua aperta parentesi. La chiudiamo subito. Perché lo ricordiamo. Mercoledì 28 dicembre. Il Natale è passato. Siamo in diretta, sono le 14.35. Che bello questo periodo, Poma, tra il Natale e il Capodanno, proprio rende l'idea di feste. Sei pronto alla al botto? Mia. Siamo pronti? Io sono pronto. Io sono nato pronto. Tu sei nato pronto. Io sono nato pronto. È vero. Allora, caro Poma, come hai passato il Natale? Cosa ti aspetti anche dal nuovo anno? Perché sarà una delle domande che vi chiederemo anche a voi, alla quale potete rispondere a mandibiel@telefriuli.it. Poma, sicuramente. Il Natale come è passato? Ho passato un Natale in famiglia. Quindi sono stato molto bene, sono stato molto contento. Sì. E sul contento il caro Michelangelo mi dirà giù di tutto, perché a lui piace sentirmi dire sono contento. Io lo so, perché vuol dire che Michelangelo ha cucinato bene, quindi è contento. Cioè, le è famose trippe di Michelangelo. Mamma tu non mia. Sei in Piazzetta degli Onello. Io ma... le ho assaggiate, Poma. Buonissime. Ti ricordi? Buonissime. Era buonissime. Una cosa. Ma lo so, per pochi, ma non per tutti. Ma non per certo, tutti. Certo. Per molti, ma non per tutti, scusate. Però. C'è un però. Dobbiamo dirlo. Sì. Che abbiamo tutti un sogno un po' nel cassetto, sì. Nella letterina di Babbo Natale. Io l'ho scritta. Tu l'hai scritta. Ma l'avevo scritta. Ti ha portato qualcosa? Ancora nulla. Però speriamo arrivi. Ma magari deve arrivare dai monti? Non lo so. Questo regalo. La cosa che ho chiesto io, quando arriva, arriva. È proprio come il Natale. Non lo so quando arriva. E tu che cosa hai scritto a Babbo Natale? Io ho scritto un bel papiro. Un bel papiro. Ah sì. Quindi ci vorranno puntate per dire quello che veramente voglio. Per realizzare quello che desideri. Che ok. Poi, comunque sarebbe una cosa semplicissima. Estremamente semplicissima, lo sappiamo. Sì. Vorrei un po' di serenità. Ma questa sicuramente, no? Però. Sì. Relax. Dico la verità. Vorrei tantissimi soldi da regalare a tutti gli italiani. Vorrei essere il Balotelli della situazione. Tu sai che lui in Inghilterra regalava i soldi. Lui può, perché lui comunque. Beato, lui no. Diciamo così che tutti i calciatori potrebbero devolvere alla società un così. Comunque, il mio sogno nel cassetto è fare un bel 6 al Superenalotto. Tenere qualcosina per me. Io penso sia un sogno di chiunque di questi tempi. Vero? Secondo me è anche il vostro sogno, il fatto di fare un bel 6 o anche un 5 più 1 al Superenalotto, vero? Scrivetelo ovviamente, mandibiel@telefriuli.it. Oh che zampa però, zampa! Non è una zampa vera! Non è la Melissa. E non è neanche Mario, No, chi è? E non è neanche Bibi Bardin, Neanche, perché Bibi Bardin la stai iettando
a Fastidius, no? Lo so. E Fastidius è un po' tremato, un po' traballato. Non so se avete seguito questa diatriba tra Fastidius e Bidi Bardine, si chiama? Eh sì. Bidi Bardine, cioè il gatto, eccolo lì, li vedete entrambi, il gatto che azzecca o quasi tutti i pronostici per l'Udinese, per le partite dell'Udinese, mentre il cane gli dà contro, ovviamente, facendolo un momentino sbagliato. Quindi noi cosa abbiamo fatto quest'oggi? Abbiamo portato un muro. Abbiamo preso un bel cane di peso. Di peso, esatto. Un bel pomadog. Un pomadog. Eccolo qui. Mamma mia. Che poi lui in realtà si chiama Ettore ed è l'accompagnatore del nostro ospite di oggi. L'accompagnatore ufficiale. Ufficiale. Chissà se qualcuno magari vedendo Ettore ha indovinato. Associa. Eccolo qui. È un po' invecchiato. Mamma mia. Vedo un po' invecchiato. Adesso le donne da casa hanno visto il brizzolato. Si stanno strappando i capelli. Vogliamo anche noi essere in trasmissione. O le mail gentasate, perché lo ricordiamo, caro Igor. Dove possono scriverci i telespettatori casa? amandibiel@telefriuli.it. È molto semplice, basta scrivere. Fate anche delle domande a Gigi Doria, che fra poco meno di 20 minuti si siederà qua al posto dello zio e sarà l'ospite della puntata di oggi. Lo zio lo sbologniamo così? No, lo zio gli voglio bene, lo zio, perché ieri sera ha dato il massimo di se stesso al karaoke, io l'ho seguito. Ha cantato? Ha stracantato, Poma. Ha stracantato. Oh. Però quindi lui è uno che... È uno che canta, Cioè, zio, una libidine. Comunque lo ricordiamo che potete anche telefonarci allo 0432 57 3517 per fare domande allo zio e a Gigi Dori, naturalmente anche a noi. Anche noi. Se qualcuno vuole può farci tantissime domande. Noi siamo qua, diamo tanti consigli, però siamo qua anche per risolvere qualche problemino. Se ce la facciamo poi ci sentiamo anche noi più buoni, insomma. Abbiamo fatto una piccola opera per poi andare in paradiso, ok? Quindi chiamate senza problemi lo 0432 57 35 17. Possiamo salutare anche il DJ? Lo salutiamo, lo facciamo venire anche qui. Caro, no, che stia lì. No, no, può venire qui insieme a noi. Brutto, zio, è brutto. Beh, proprio brutto non è. Brutto. Buonasera, caro Igor. Tutto ok? Sono preoccupato. DJ è stravagante, una persona che invece lui è così perfetto. Cioè, perfettino, no? Da sicurezza. Perfettino. Che lavoro fai, scusa, nella vita oltre al DJ? Fai solo DJ? No, diciamo che mi occupo di tutte queste cose tipo spread, BTP, bot. Ah, ne puoi andare che non hai ora. Anche se oggi, caro Poma, lo spread è ricalato di nuovo. È ricalato? Le borse stanno sorridendo. Grazie. Io non so se l'ho messo apposta perché così. Una domanda sullo spread allo zio, io glielo. Certo, lo zio deve sapere qualcosa sullo spread. Zio, di nuovo. Vai. Di nuovo sto cazzo di spread. Zio, tu che sai fare la televisione, vai. Lo spread. Lo spread. È quella cosa. No, allora, lo spread è ritornato sotto i 500 punti, lo sai, no? Sì, come no? Sei contento? Le borse sorridono. Notizie di stamani, E la gente piange. Anche i bot e CTZ esauriti e gli interessi si dimezzano. La borsa festeggia e lo spread è in calo. È in calo. È incredibile. Secondo me Poma l'hanno scritto così. Gli italiani passeranno un bel fine anno, ma in realtà chissà. Possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Noi diciamo. Vogliamo dare serenità. Sì. Però da Milano dicono che si chiude con un anno nero. Nero, lo so. Per me è rosso-nero, O bianco-nero dell'Udinese. O bianco-nero, ma se siamo a Milano è meglio che sia rosso-nero per loro, giustamente, no? Grazie ai Monti, a Mario, o a chi sei tu, abbiamo perso solamente il 25%. Quindi ci rimane ancora un 75%. Sì, dai, abbiamo ancora un 75%. Ma di che cosa, scusa, Poma? Di denaro. Ho capito, va bene. Bene, Gigi Doria, sei tranquillo, sei pronto? Dai che tra poco tocca a te, ok. Benissimo, caro Poma, però oggi abbiamo tantissime cose. Tante. Intanto la Spadino Family Compilation si è arricchita, la famiglia si sta ingrandendo, poi arriveranno i contributi. Non sarà solo l'unico contributo, vero? Però, che abbiamo? Penso proprio no, perché dopo abbiamo anche un contributo sulla sicurezza. L'avevamo annunciato la scorsa settimana e quest'oggi parleremo appunto di sicurezza casalinga. Oggi verrà illustrato l'angolo della prevenzione, insomma, come Dio comanda, possiamo dire. Come lui, il nostro Dio, sai chi è? Albertone. Ciao Alberto! Albertino, in realtà, senti i tuoni. No, sono arrabbiato se ci sono i tuoni. Ai. Voi non potete vedere, ma il tetto del nostro studio è in vetro. Bello, spessorato, il direttore è sopra che ci sta guardando così, capito? Così, con gli occhi. Direttore, tutto a posto qua sotto, E noi che guardiamo lui, cerca, no? Esatto. Bene, poi cosa abbiamo che oggi? Abbiamo anche un collegamento da Cortina. Abbiamo un collegamento da Cortina. Tu lo sai che il Cinepanettone non ha proprio
bucato, quest'anno. Io sono triste su questo, perché io sono un amante del cine panettone, della commedia italiana in generale, però del cine panettone. E mi dispiace che il cine panettone non funzioni più come una volta. Cioè, diciamo, tu quanti anni hai, caro Igor? Io ne ho 29. Quindi più tu, o meno, da quando avevi un anno, guardavi il cine panettone? Tutti quanti li ho guardati. Lo ricordiamo, sono 28 cine panettoni, 28 anni. Facciamo i complimenti sia a Massimo Boldi e anche a Christian De Sica, che insomma hanno iniziato assieme questa avventura, poi si sono divisi, ma vabbè. Uno a New York, uno alle Hawaii. Succede. Però magari dopo il Done ci dirà qual è stato il suo cine panettone preferito. Per me lui era più amante dei vari Bombolo, Pierino, perché lui è un po' così, un piccolo Gigi la Peste, sai? Un po' Gigi la Peste, sì, ma poi insomma avremo modo di conoscere bene Titi Doria, che oggi è l'ospite. Stiamo un po' facendo la presentazione di questa puntata di oggi. Rappresenterà la nostra rubrica Poma, i signori della notte. Della notte, perché lui è un signorino della notte. Lui è un signore. Anche se è un po' invecchiato, ha perso i capelli. No, è brizzolato. Guardalo, le donne si stanno strappando i capelli per lui. Ma si strappano solo i capelli? Speriamo di sì. Se qualche donna, oltre che i capelli, si strappa qualcos'altro, mandateci una mail. Solo ditecelo, insomma. Quindi vogliamo ancora ricordarvi, mandibiel@telefriuli.it per dire cosa vi aspettate, il vostro desiderio dal nuovo anno. È un po' patetico, ma insomma ci vuole un po'. Oppure possono andare sulla pagina ufficiale di Facebook. Certo. Quindi cliccare, mi piace, mandibiel. Clicca. Che ti piace? Mi piace. Siamo già arrivati a oltre 200 amici, Ho visto. Mamma mia. Bene, Cora Poma, noi... da quando siamo partiti con questa trasmissione diamo la possibilità ai giovani di poter mettersi in gioco, di potersi esibire, potersi esprimere grazie all'angolo supersonico. Anche io e te ci siamo messi in gioco. Guarda che roba. E via, certo. Quindi lo ricordiamo a tutti che se volete venire qui da noi in diretta ogni mercoledì potete farlo, potete esibirvi, potete raccontarci la vostra, perché questo spazio è dedicato un po' a tutti, a tutti gli amici di Mandibiel e non solo. Certo, assolutamente, quindi avete la possibilità quindi di esibirvi grazie all'angolo supersonico. Grazie a Franz che conduce questo angolo supersonico, ricordiamo la scuola della musica di Cervignano del Friuli, all'interno di questa scuola ci sono tantissimi giovani che si stanno muovendo così, i primi passi nel mondo della musica. Certo, ci sono giovani che... Il tuo strumento preferito qual è, Poma? Guarda... La chitarra. Per me la chitarra. Delle donne Tezenis. Ah, è vero, dobbiamo salutare. La chitarrina. Le donne. Poi oggi la dobbiamo salutare. Ciao. Cioè, la mia principessa è ammalata. È ammalata. Cara Cristina, è ammalata. Le ho fatto la punturina oggi, Grazie al dottor Fabio gli ho fatto la punturina. Ah, sì? Sì. Quindi, amore, la serenata te la faccio dopo a casa. Cerca di riprenderti, per favore. Aiuto, Cri. Un abbraccio a Cri, mi raccomando, di pronta guarigione. Allora, se sei d'accordo, caro Poma, mandiamo il contributo supersonico? Io manderei il contributo supersonico perché è un contributo molto positivo. Molto positivo oggi, che ci vuole un po' di positività, diciamolo. Allora, cara regia, quando vuoi puoi mandare il nostro contributo supersonico di oggi. Grazie alla Scuola della Musica e a Franz Contadini. E ti volevo dire che questo contributo è nato così, per caso. Quindi è nata la Jam Session con un bel pezzo positivo. Niente, questo è il mondo, 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 questo è il mond
Thank you.
Signori, uno spettacolo! Uno spettacolo. Questa è la versione super funk di Pensa Positivo. Esatto. Grandissima, guarda, una grandissima performance fatta lo scorso 31 maggio presso la Casa della Musica, grazie a Franz Contadini e a tutti i suoi amici, perché lo ricordiamo che c'erano tre musicisti della band di Jovanotti. Sì. C'era Max Gelsi. E Andrea Fontana, che è il bassista e il batterista di Elisa, mentre appunto i musicisti di Jovanotti erano Saturnino Celai, bassista, Leo Di Angilla, percussionista, Cristiano Riganò, tastierista. Dopodiché c'era il famoso Franz Contadini, al pianoelettrico. Okay, ed è nata questa performance incredibile. Questa era una jam session, è la voce Michele Poletto. Ciao Michele, è un amico. Questa jam session è nata così al momento e da lì, grazie penso un iPhone o qualsiasi videofono, hanno ripreso questa jam session. Tutto questo accade alla Scuola della Musica a Cervignano del Friuli, grazie ancora a Franz Contadini. Benissimo, caro Puma. Lo ricordiamo, però, visto che era un bel pezzo positivo, salutiamo anche Jovanotti. Ah, è vero, Jovanotti. E lo ricordiamo? Ripartirà il tour, ripartirà con il suo tour il 2 di febbraio. Da Trieste, proprio da Trieste. Certo, bene, tanti auguri anche a lui. Caro Puma, siamo quasi... Le donne a casa stanno frenendo perché stanno per arrivare. Cosa facciamo allora? Lo vogliamo annunciare? Lo vogliamo annunciare? Mandiamo il balletto ufficiale? No, aspetta, ma nella seconda mezz'ora. Sì, nella seconda? Sì, quindi sì, le sì, facciamo... Sì, sì. Certo, abbiamo un po' di suspense. Suspense? Mamma mia. No, Loris deve rimanere fuori. Non possiamo far entrare Loris. Esatto. Allora, caro zio. Caro zio, che dovevo dire adesso? Io mi sono dimenticato. Abbiamo la Spavino Family Compilation anche. Benissimo. Però ufficializziamo la presenza qui ai nostri microfoni, alla nostra postazione di Mandy Biel, di Gigi Doria. Lo diciamo. Ricordiamo. Il vero, uno dei veri signori delle notti udinesi. Sì, esatto. Pensa, mamma mia, che acclamazione. È la gloria. Qui sei all'Olimpico di Tele Friuli qui, Dopo faremo un derby, Allora, volevo dire una cosa, perché sai che i signori della notte sono parecchi, no? E qualcuno, ma non mi chiami, non mi chiami. Noi chiamiamo, arriva l'invito, se dopo voi dite di no, che ci possiamo fare? Lo ricordiamo. Ma siamo aperti a chiunque. Ricordiamo che la scorsa settimana Yo-Yo ha avuto un problema. Certo, è rimasta a Venezia, perché so che si era visto con quel tuo amico di Polaro. Con Mario? Eh sì, per una festicciola. Mario sta sempre a Paolaro, ma che non esce. Che faceva Venezia, ma? Mario, mamma mia, sicuramente lo sai che noi siamo quelli dei gossip. Come abbiamo beccato la Melissa Satta con Prince Boateng? Sì. Abbiamo beccato anche Yo-Yo insieme a Mario, quindi... Va bene. Allora, prima di andare in pubblicità, però, io vorrei dare spazio a una family compilation che è stata preparata dal buon... Eccola lì la Melissa, eccola lì, perfetta. Mamma mia. Guarda che razza di zampone, per Capodanno, È vero. Hai visto? Gigi, possiamo tagliare un zampone a tuo cane? Mancano le lenticchie! Ci mangiano in 30 lì, Incredibile. Mandiamo la family compilation? Io la manderei, perché questa famiglia sta crescendo. Sta crescendo. Allora, cara regia, puoi mandare la family compilation, prego. Il più grande spettacolo. Mandy Biel. Mandy Biel. Mandy, ciao a tutti. Saluti. Mandy Biel. O mandi a tutti. Mandy Biel. Perenca se di Biel. Caro Poma, però una bella ragazza fa questa operazione. Al posto di Spadino? Spadino, voglio bene, però. Non lo seguiamo così, No. Non lo seguiamo così. No, perché... però se c'era una donna era più bello, no? Era più bello. Sì, una sexy. Il solito razzista. Spadino, non ti preoccupare, non ti seguiamo. Non tranquillo. Ti seguiamo. Tranquillo, tranquillo. C'è sempre la radio a pezzi per te, vai tranquillo, c'è un problema. Lo ricordiamo giovedì sera, la radio a pezzi. Vero, dove, vero. dove? Posso dire? Puoi dirlo. Su Radio Fantasy, mi raccomando, vi aspetto alle ore 20 addirittura, ok? Dalle ore 20 alle ore? Alle ore 22, ieri sera mi ha fatto...
la cena al Panerino, vogliamo ricordarlo. Una grande festa, cena. Ma soprattutto avremo delle gag incredibili questo giovedì, seguiteci. Vabbè, andiamo avanti con Mandy Biel, andiamo avanti anche con sono le prime mail. Sono arrivate tantissime mail, ne leggiamo una. Un salutone alla grande Poma e al piccolo Igor, quindi certo. Non so se vuole darmi del ciccione in maniera indiretta. Può essere, non lo so. Vabbè. In attesa di vederlo più in forma che mai, al Glow. Abilione, mamma mia, aspetta che arriva l'estate un attimo. Un grande abbraccio, a presto Gigi la Trottola. Il mitico Simo, ciao Simo, ti saluto tantissimo. Ciao Simo. Mamma mia. E poi c'è Nereo lo Sparviero. Chi è? È il tuo amico. Ma che mi scrive? Io sono amico Nereo Sparviero. Igor Pezzi. Grazie. E mi ha detto che se vuoi qualche dritta sul fastidio, se lui può dartela. Addirittura. No, quindi. Vedi tu. Ti non dico so, solo una cosa. Sono messaggi in codice qui, Sai perché ho detto così? Perché? Mo, però qua siamo in TV, bisogna stare attenti. Noi ci dissociamo da quello che sto per dire o quello che magari state per capire, perché sono gli animalisti che ha. Lui è di Vicenza. Sai che succede? Lasciamo stare. È quel lì, insomma. Volta pagina subito. Voltiamo. Grande volta. Nereo. Hai capito Nereo? Hai capito? Sto furbacchiotto. Lui è il sex symbol di Vicenza, come Gigi Doria è il sex symbol di Udine, è un po' la stessa cosa. Comunque, Bibi Bardin è geloso dell'Elton, Non ci credo. Sì, è gelosissimo. Bibi Bardin è grande come un canino di Ettore, che comunque... Allora, beviamoci sto caffettino intanto. Prima di andare in pubblicità. È già pronto. Magari già pronto. Invitiamo anche Mario. Mario? Lo invitiamolo. Marietto! Come siamo, Mario? Dai, che almeno insomma Mario. Lo spread calato, mamma mia. Vabbè, perché lo ricordiamo? Io non vorrei essere nei panni di Mario, però. Perché lo ricordiamo, possiamo dirlo, posso dirlo. No, lo devi dire, vai. Cario Mario Monti, resettaci tutti i conti, per favore. Ti prego. Sai, te l'ha detto Peppe Gianno, anche Marco, che quest'oggi non è qui. È vero, a perché proposito. Noi al posto di Marco oggi abbiamo una scultura di Floriangi, c'è mica una da poco. Guarda la scultura di Floriangi. Vogliamo salutare Marco che si trova a Milano a passare le feste di Natale. Lo salutiamo da lì, tornerà il prossimo anno. Ciao Marco, un bacio. Caro Marco, il Poma ti saluta e ti aspetta, perché senza di te le rime non sono la stessa cosa, Però dopo ce la metto tutta e vedrai che una rima giusta arriva. Ok, eccoci qua. Il caffettino. Me lo porgi tu? Lo certo. Porgiamo anche allo zio? Ce lo porgo io, vieni qua. Qua. Lo ricordiamo che questo qua è il caffè di del bomber, quello che mette nervoso. Sì, diciamo. Quello che mette nervoso. Scusa, adesso fai un primo piano. Adesso no, è ufficiale, lo dico ufficialmente, fai un primo piano. Allora, qua, siamo qua. Di qua. Tutti qua. Non sfumare. Tutti quanti. Tutti e tre? Totò! Almeno una maglietta ce la puoi regalare con tutta Totò, facci tanti gol. Beviamo sempre il tuo caffè, Totò. E lo ricordiamo, è che Prandelli praticamente lo ha chiamato. Lo ha chiamato. Quindi. Totò! Vediamo. Buonissimo. L'unico caffè che mette nervoso agli avversari. All'avversario, è vero. Stiamo per andare in pubblicità, signori. Continuate ancora a scrivere al mandibiel@telefriuli.it, ma anche potete chiamare 0432 57 35 17. Oltre a tantissime cose, oggi abbiamo un bel consiglio che arriva addirittura dall'ospedale di Udine, dal primario di Udine. Certo. Dal dottor Bassetti, che sarà in collegamento con noi più tardi per darci un bel consiglio. Ci darà un consiglio, su tutte queste forme influenzali strane, no? Scorsa settimana mi ha preso lo stomaco, è stata una cosa bruttissima, lo ricordiamo. Quindi i consigli per saltarne fuori o per non beccarsi questo piccolo virus. Quindi rimanete sintonizzati su Mandy Biel e su Telefriuli, perché dopo la pubblicità saremo qui. Via con la pubblicità. Ok, primo piano a te. Guarda che roba. Eccoci di ritorno, buon pomeriggio ancora, c'è una fionda? Siamo tornati, c'è una bella fionda. C'è una fionda, eh? Una io vorrei mirare fionda. La telecamera in centro, perché quella che fa serve a farti... scoppio ritardato, Vai, sì. Attenzione. Ma tu lo sai che io sono grande, grosso, mi servono due telecamere per inquadrarmi, tu lo sai. Due solo per me. Noi siamo coglioni, ho capito. Vabbè. Bene, ok. Mamma mia, siamo, regia, mi raccomando, con i primi piani per Igor Pezzi. Comunque, Igor, il primo piano adesso. Grazie. Piero, ti voglio bene. Il primo piano è tutto per lui. Però, il nostro DJ ci dovrebbe aiutare. Ci dovrebbe aiutare, con un bel pezzettino dance. Perché a lui gli anni 90 piacciono tantissimo. Gli sta nel cuore. Adesso non fate tutta la trasmissione su di me, però, mi raccomando.
proprio lui è un fan degli anni 90, tra l'altro. Un grandissimo fan, davvero. Allora, noi abbiamo una procedura. Abbiamo anche il balletto che andrà a prenderci. Certo. Tu, zio, pensavi di prendere solo le varie viole, barbare, eh? Devi prendere anche Gigi, caro. Tutto quello che passa. Tutto quello che passa, perché tu sei una persona che vede le cose a 390 gradi, possiamo dirlo? Polivalente. Un polivalente. Prego, zio. Vai, vai. Vai con la musica. Vai con la musica, Ivan. Entri il nostro ospite, grazie. Guarda che roba, Oh, Gigi. Degli snap. Prego. Vai. SMC. Vai, vai. SMC. Signori, Gigi Doria. Sul banco di Mandy Biel. Eccolo qua. Buonasera, dottor Gigi. Dottor Gigi. Buonasera, buonasera. Posso? Certo, devi sederti. Può sedersi. Accomodati. Un po' emozionato. Posso provare l'emozione che hanno provato molte donne a Udine? Posso dirlo? Posso farlo? Un bacino in fronte, vieni qua. Signori, Gigi Doria, eccola qua con noi. Hai degli amici che ti stanno seguendo da casa, sul divano, lo sai? No, se sei bravo, più tardi ti faremo mangiare anche la pizza. La pizza se sei bravo, mi raccomando. La pizza enjoy, se sei bravo. Noi sappiamo che a te la pizza piace moltissimo, anche se è un carboidrato e tu... Abbiamo un problema. Tu fisicamente abbiamo un problema. Quando Gigi si sposta, c'è anche il suo cane che si sposta. Oh, si è svegliato. Ettore, il tuo padrone è qui. Stai tranquillo. Voglio un primo piano di privacy, è simpaticissimo. Zio, per favore, aiutaci. Ettore, guarda qua. Qua è difficile. Mamma mia, zio, stava dormendo. Piede stava dormendo. Stava dormendo. Ma che sei pazzo? Parte, che sto mastino, tira via anche lo zio. Sei Gigi, pazzo. Scusa, non è che mi mangi il piede. No. Caro Gigi, siamo qui. Ben arrivato, siamo in questa famosa rubrica perché sta diventando famosissima, Fuori il Tempo. Fuori il Tempo, ecco. I Signori della Notte. 30 minuti tutti per noi. Tu sai che adesso noi ti metteremo in imbarazzo davanti alle telecamere. Certo. E tu lo sai che ci sono tanti milioni e milioni e milioni di telespettatori a guardarci. Qualcheduno l'ha avvisato però, Non bleffare. Ah, di la mia mamma. Non solo tua mamma, non solo tua mamma. Come si chiama la mamma? Candida. Cadila? Candida. Candida? No, non è mica una macchina, è un Cadila. Una quattro ruote. Che cavolo ne so, magari i nomi hanno anche la... Vabbè. Candida. Ciao. Allora, caro Gigi Doria, che ci racconti di bello? Chi devo guardare di lui? Guardaci entrambi, perché sennò si offende. Guarda là, guarda la gente. Devi fare quello che fai di solito, quello che hai sempre fatto. Sei sempre stato là, dietro il bancone, o a dirigere locali, ma comunque guardavi sempre il pubblico, vero? E il pubblico è là, dentro quell'obiettivo. Diciamolo, per chi non lo sa, Bessi ancora, da quanti anni sei un signore della notte? Quanti anni sono che Gigi Doria... 1996. Dal 1996? Io lo so, è vero, attenzione, è vero che tu una volta avevi i capelli lunghi, facevi il cameriere, è vero? Dove? Qui adesso posso sbagliarmi adesso, non mi ricordo bene tutti. Con una certa dettagli. Cristiana. Questo non è lo la so. Mamma, sì, io lo so. Non lo so. Piazzale però... Diacono sempre. Ah, è arrivato un amico, che lo salutiamo, Cristiana Gallai, ha detto: tu che fai qua? Vieni con me. Tanto. È diventato Gigi Doria, è vero? Vero. È vero. Lo sapevi questo po'? Io lo sapevo. Perché io il Gigi lo conosco da qualche annetto. Lo ricordiamo che sono 15 anni che lui è un signore della notte. È nata questa passione per caso, vero Gigi? Tu cosa facevi nella vita? Odontotecnico. L'odontotecnico? Quindi facevi dentiere, si può dire così? No. Protesi fissa io. Protesi fissa, capito? Protesi fissa. Era un lavoro che ti affascinava, ti piaceva. Ah, bello, molto bello. E come mai è nata questa passione dopo? Ma una serie di inconvenienti hanno fatto sì che io per... C'è anche il cane di Gigi. Un po' di saldini in più. A fine mese ho cominciato a lavorare come cameriere. Per arrotondare, come si fa? Per arrotondare. Esatto. Come hanno fatto quasi tutti. E da lì poi è nata una passione e hai capito che poteva essere anche la tua professione. Esatto. No. Poi Cristiano, Paolo Bartolini e Nada Luti mi hanno dato la possibilità di andare al Black Staff e lì è cominciata... Nota birreria di Udine, una grande birreria. Una delle più belle birrerie di Udine. Più bel locale di Udine, secondo me. Addirittura, secondo te è il più bel locale di Udine? Io sono innamorato dell'Irish Pub. Sì. Ah, ho capito, perché lui è un pochettino English. Lui è British English, quindi cioè, magari dopo vedremo. Ne vedremo delle belle, sicuramente. Ne sentiremo anche delle belle. Una delle tue grandi passioni è anche un'altra cosa. La moto, è vero? Harley Davidson. Ero spaventato, Tu con me devi stare tranquillo, cioè... Ma sai, un colpo di matto e ti parte la... Sai, hai ragione, però... La fionda ti parte, no? E io ero... No, ero già così, La moto, certo. Poi, gli altri locali che hai fatto, quali sono stati?
Ho cominciato dopo con l'avventura della Tana del Lupolo con Giulio Michelutti, il mio socio attuale. Giulio? Ciao Fammi Giulio. Lo salutiamo. Ciao Giulio. Mi devi qualcosa, Giulio. Mi devi qualcosa. Due anni di vita dopo tutte le due anni di vita mi devi, Giulio. Due anni, me li devi, vi giuro. Bene, scusa. Con avanti. Maurizio Fedele, che sì. Ci ha dato la possibilità di aprire. E poi lì è partita, ho conosciuto questo che era magro. Ero magro, lo dice anche lui. Ero magro, signori. Ero magro. Colpa sua e di Giulio. Domanda che facciamo a tutti, ma appunto per confrontare i punti di vista. La differenza tra 10-15 anni fa e adesso, sempre per quanto riguarda il mondo della notte, anche se tu ultimamente non sei più tanto di notte, ma quanto di giorno. Io sono di notte adesso, solo di notte. Adesso tu sei solo di notte? Io non posso lavorare di giorno. Sei un ottambulo. Lui ha provato a fare il giorno, ma lui caffè e cappuccini, niente da fare agli altri. Niente da fare. Questa non è una caffetteria. Questa è la risposta. Ricorrente, capito? Signori, lo diciamo. Diciamo. Signori, questa non è una caffetteria. Totò, non puoi portare il tuo caffè. Che lo facciamo con Totò? Eccolo qua. Allora, dici, caro Gigi, qual è la tua passione? Allora, spinare birre, fare cocktail, fare panini, fare il gingidore della situazione, far girare le bottiglie anche, perché tu avevi anche questa grande passione. Girare le bottiglie? No, non giro più tanto. Lo faccio fare ai ragazzi giovani. Benissimo. C'ho un grande discepolo, uno a Cividale che è Nicola. Salutiamo anche gli amici del Santo e Lupo, salutiamo la Monica Red. Ciao a tutti. E poi chi è? Uno che è qua, Simone Maion, grande Simone Maion. Ciao Simone. Oh, Simone Maion è quello che pesa le donne frullate. Ciao Simone. Simone Maione è bello. Ettore è colpito dallo zio. Sta facendo le fuse, ma. Le fuse, sì, perché lui è un zio attento alle parti basse. Tu non lo sai, prova a toccarlo. Fa le No. Ettore, fa le fuse. Io non tocco nulla. Attento. Gigi, attento. Attento alle parti basse. Scusa, te lo sta guardando, zio. Sta attento lì, mamma. Zio, ha capito che sei di Ponzo. Aspetta, allora, la differenza tra 10-15 anni fa e adesso? Locali, gente, secondo me, lavoro. Nel nostro mestiere c'è più professionalità. Anzi, ne metto due per sicurezza. Non c'è più? C'è più professionalità. Sì. Metto due per sicurezza. Indubbiamente, anche perché adesso non si può. Zio, sei microfonato, muto devi stare, ok? Stiamo facendo un'intervista di qua, ok? Muto devi stare. Caro Igor, lui sta parlando con la... ho capito, ma non si può parlare in cinque, guarda là. Mamma mia. Ma è disperato pure lui. Lo hai annoiato, zio, non capisce. Così sta devi parlargli l'italiano o il British. Scusa, il British, quello che gli parla Gigi. Personaggio. L'inglese perfetto. Ascolta, ma ho appoggiato il muso sul... Incredibile. Ettore è un personaggio. Ettore è veramente un personaggio. Questo è Mandy Biel e molto di più. Allora, veniamo a noi, Gigi, veniamo a noi. Ce la facciamo a parlare seriamente. Noi vogliamo dirti una cosa. Una cosa. Noi sapevamo che avevi la famosa rubrica, la rubrica dei cocktail. Tu disegnavi tutti i cocktail, tutti. A quanti cocktail sei arrivato in vita tua? 700 o qualcosa. Sì, 700 sì. E qualcosa. Cioè, 700 cocktail, mamma mia, sono tanti. Cioè che tu praticamente hai fatto. Ma c'è gente che viaggia di più. Sì. Vabbè. E qual è il tuo cocktail preferito e quello che consiglieresti al pubblico? In questo momento? Sì. In questo momento. Il KP Bikers, la mia ultima invenzione. Attenzione, perché il KP Bikers, la sua... E quindi di cosa si... Perché noi, cari amici da casa, abbiamo anche degli artisti. E basta, un attimo solo, Allora, abbiamo anche degli artisti che creano le loro opere, le loro cose. Guarda Florianci, qua, che ben di Dio ha fatto. Gigi Dori ha fatto il KP Biker. Di cosa si tratta? E non solo. Io spero che non ci butti dentro una Harley Davidson pestata con l'aria. È un po' difficile. È un cocktail creato da me. Sì. Pestando lime, zucchero di canna. Già mi piace? Limone, 7-Up, tequila e birra. 7-Up per... Molto fresco, molto dissetante. Cos'è 7-Up? La gasosa. Ah, è perché qualcuno non lo sa, qualcuno la conosce come gasosa. Ho capito. Quindi anche un cocktail molto molto dissetante. E il tuo cocktail, quello che magari offriresti a una bella donna, qual è? L'orgasmo alla fragola. Giustamente. Che domanda. Cioè, scemo io a chiederglielo, Scemo io. Lo diciamo che Gigi era famosissimo per fare i cocktail, prendere la cannuccia. Lo fai tu, Gigi, o lo faccio io? No, fai tu. Assaggiare il cocktail. Quello che va a fare. Guardare dritta negli occhi la donna, l'amico. La principessa che aveva davanti al balcone e dire:
buonissimo. Magari anche se aveva sbagliato le dosi, sì, faceva cagare. Era buonissimo. È impossibile. È impossibile. È impossibile. Perché Gigi non sbaglia un cocktail. Cosa accadeva, cari amici? La principessa si imbambolava e cadeva lì, capito? Capito. È una tattica anche questa. Bene. Caro Gigi, lo caro diciamo Gigi che Gigi ha messo la testa a posto. Gigi una volta era quello che andava a giro in moto, era quello che faceva tanti cocktail, quello che ha avuto tante donne, così dicono a Udine. Ma vabbè, ma insomma, poi fa il nostro lavoro, così dicono a Udine. Sì, però vabbè, ma dai, insomma, è normale questo. Perché lui era il pistolero di Cusignacco, lo ricordiamo, lui giocava con le pistoline da piccolo. Ascolta, quando è arrivata la passione per la moto? Sempre avuto. Da piccolo? Ho capito. Vedevo loro Lorenzo Lamas, Renegade, ti ricordi? Okay. Sì, vagamente. Allora, lì ho cominciato a farmi crescere i capelli. E la sua prima moto era un Califone. Un Califone. Col promona alto, forcelle alte. E la Sera Chopper. E la Sera Chopper. E lui andava via con questo Califone, si sentiva veramente il Lamas della situazione. Ho capito. Caro Dorian, allora, il tuo sogno del cassetto, possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Se vuoi dirlo, Sì. È un sogno. Allora. È un sogno. Aspetta, Gigi. Come direbbe il, molto Adriano, il grande Adriano Celentano, eh? E sei forte. Qual è quindi il tuo sogno? Essere forte, no? No, che la Roma torni a vincere un altro scudetto. Gigi. Oh, e qui magari dopo ti facciamo telefonare da Totò di Natale, magari. No, lascialo stare che mi ha già rovinato un po'. Caro Totò, ti rovina di continuo. Un'altra grande passione per Gigi Doria è la Roma, hai capito? Caro io so che volevi fare delle domande a Gigi Doria. Ma con la calma, non con la calma gliele fai. No, sì, perché io lo vedo, sta sudando lui, perché ha paura. Perfetto, paura. Sei perfetto. No, ma è perfetto, Tra poco un caffettino di Totò, insomma, e siamo a posto. Invece, la regia ci sta comunicando che dovrebbe essere al telefono Checco da Cerignola. Ecco, perché Checco da Cerignola, tu non lo sai, è un nostro amico, è un nostro amico che praticamente ci chiama perché ha dei problemini a casa. Vuoi svelarlo tu, Poma, che ha problemi per ravvivare il rapporto un po'. Praticamente ha un problema con la sua donna e quindi cercherebbe, non so, di chiudere il triangolo, diciamo così, si può dire? Si può dire. E quindi cercherebbe il tronista. Il tronista. Qualcuno che gli dasse qualche consiglio, sì, oltre che... Poma, scusa, si dice chiudere il cerchio. È un caso disperato. Ma lui... È un caso disperato. In questo caso qui è da chiudere il triangolo, ragazzi. Ok. Perché... Vabbè. È un caso disperato. Ma sembrerebbe di sì, anche se la scorsa settimana dovrebbe essere andato a Cortina. A Cortina. Noi sappiamo anche questo. Va bene. Ascolta, Gigi, noi vogliamo sapere da parte tua un aneddoto, perché molta gente da casa si chiede, ma questi qua che lavorano là, dietro i banconi, che organizzano i locali, che fanno le serate, che personaggi sono? Raccontaci qualche aneddoto, ti faccio io una domanda. Chi è Gigi Doria? Secondo Gigi Doria, giustamente. Ma sono un ragazzo ormai non tanto, ma... Un ragazzo un po' cresciuto. Una persona molto umile, che ama questo mestiere, e che studia ogni anno. Ogni anno tu studi? Sì, io ogni anno faccio un corso. Di barista, di barman? Sì. Cioè, scusate ragazzi, questa è una cosa da soffermarsi. Gigi Doria, 15 anni di carriera, ok? Continua a studiare. Vieni qua, Poma, vieni qua un attimo, vieni qua, diciamo. Fai il primo piano, lo diciamo. Giovani, dove andate? Mi raccomando, dove andate? Dovete continuare anche voi a studiare. Ed essere umili è una cosa molto importante. Certo. Essere umili, perché l'umiltà porterà al successo. Caro, vero. No, perché sai, adesso i giovani arrivano, fanno un paio di serate, Poma, dimmi se sbaglio, fanno un paio di serate, le cose magari vanno bene e sono baristi. No, non funziona così. Non funziona così. Certo. Quindi un consiglio da dare a un giovane che voglia intraprendere questa carriera, caro Gigi. Umiltà. Io pensavo dicessi... Sorriso. Il block notes e la penna. No, quello è un talento che qualcuno ha. Qualcuno grande. Grande. Ma in grande. Questo momento, diciamo, di catastrofe per tanti, però per noi non è una catastrofe perché siamo qui e cerchiamo di dare serenità. Cioè, per far tornare il sorriso anche al cliente che viene nel tuo pub o viene nel tuo bar. Come si fa, caro Gigi? Perché io vedo le persone che sono veramente... sono su un altro pianeta, purtroppo. Ti devi far sentire a casa loro. Sorriso e spensieratezza. Devono rilassarsi. Hai capito? Non fagli sentire i problemi. Battutina giusta al momento giusto. Ma tu di battutine ne hai sempre tante. Noi sappiamo che tu sei un racconta barzellette, possiamo dire. Veramente? Non sapevo questo, Poma. Gigi racconta anche le barzellette. Ok.
Potrebbe essere una buona. Allora ferma la musica un attimo. Fermiamo la musica. Allora, vediamo un po'. Primo piano a Gigi Doria. Vai, Gigi Doria. Cosa dice Gesù all'ultima cena? Aia, che tocchi un tasto. Che dice? Si alza in piedi, guarda, apostoli. Musica. Sono capito poi in ritardo, io va che... Si è svegliato anche Ettore. Ettore, il cavo del computer, fermati, prego. Si è svegliato anche Ettore, incredibile. Bene, allora, caro Gigi, tu sei un uomo di mondo e io e il pomo abbiamo preparato così una simpatica gag, giustamente, no, per te. Quanto abbiamo? 13 minuti prima della pubblicità? Allora, fammi leggere. Ne abbiamo di minuti, allora. Adesso blocca la musica, ti devi alzare... Piccolo sottofondo musicale, piccolo. Allora, Gigi Doria è un personaggio del mondo della notte, l'avete ben capito, è uno che gira il mondo perché ha la Harley, ok, è un motorbiker, come si chiama? L'ultimo viaggio è stato in Svezia. Un biker, in Svezia sei stato. Poi parleremo anche di questi viaggi qua. E ovviamente deve sapere le lingue, giustamente, muovere durante i suoi viaggi, ma soprattutto Poma, ormai capita sempre più spesso che al locale arrivino anche clienti stranieri. Anche perché lui deve comunicare con Ettore. Certo, deve comunicare con Ettore. Allora, caro Poma, adesso sottopongo assieme a te il nostro amico Gigi Doria. Lo tengo io. Ha un bel corso di inglese. Siete okay. Due satroni. Ok. Eccolo qua, dovrai semplicemente dirlo e noi facciamo la traduzione, ok? Parlerà un po' di te questa traduzione, così ci aiuti a conoscerti meglio. Allora, caro Gigi, abbassiamo un po' la musica su Gigi Doria, grazie. Vai, 3, vai. 2, 1. Vai. Good day me, my name is Gigi. Dice, buongiorno, mi chiamo Gigi. E fino qua, vai. How to be? Come va? Telecamere su Gigi, grazie. Allora, poi... My passion and the motorcycle. Vuol dire la mia passione è la moto. La motocicletta, l'HD, l'Harley Davidson. Lo specifichiamo. Per drive carefully. Allora, che non è il careful, attenzione. Dire, però, attenzione. Però guido con prudenza. È vero. Sì, yes. Yes. Hai visto che stai imparando? Hai visto? Anche lo zio, guarda. Anche lo zio capisce, sta capendo tutto lo zio. Vogliamo ricordare una cosa. Da casa andate su Google Translate, ok? E ricopiate queste cose qua, vedete che corrisponde tutto. Allora, però guido con prudenza, siamo rimasti là. Vai avanti. I like woman, but not limited. Vuol dire, mi piacciono. Come? Not limited. E difatti vuol dire, mi piacciono le donne, ma non solo. Bene. Non male, Gigi. Ti piacciono le donne, ma non solo. Management. Ripeti, scusa? I have many local management. Vuol dire, ho gestito tanti locali. Hai visto? Vai avanti. Zio. Però c'è un errore. Lo diciamo, zio. Qual è l'errore? Mi piacciono le donne, si scrive woman, si scrive women. Ma non è vero, ma smettila! No, zio, l'ha detta. Muto devi stare, zio, muto. Grande zio. Allora, andiamo avanti, siamo quasi a metà del corso d'inglese del nostro Gigi. Vai avanti, allora. But my passion and the manager, vai. Siete due gabinetti. No, continua, non c'è scritto questo. But my passion and manager store under one wheel. Wow. Vuol dire, ma la mia, scusa. Traduciamo. Ma la mia passione è gestire anche un negozio di intimo. Ve lo vedete? Oggettistica. Vai. Salutiamo le donne. Quindi? Le donne dell'intimo, le salutiamo. One night. Vai. Tu sei una L. One night, I had fun up. And my friends, vai. And my friends are from male Slovenia. No, ragazzi. Quindi, no ragazzi, ma tu hai capito? Diciamo? Io ho già capito. Traduciamo. La traduzione è questa. Una sera mi sono divertito e i miei amici mi hanno trovato in Slovenia. Però, sono andato con loro in Slovenia. è andato con gli amici. Ok. Caro Igor, io ti raccolgo. Non sono arrivato in Slovenia, scusa. Forgetto, thank you. Luca, it, Chris. Due notti. Io voglio il microfono. No, aspetta, Poma, se no cade tutto. Un attimo. Sì. Allora, ripeti. Forget to thank Luca e Chris. Lasciamo perdere. Dico un grazie a Luca e Chris. Poi. Happy holidays from the playboy Gigi Doria of all women Lille.
Buone feste da Gigi Doria, il playboy di tutte le donne di Udine. Benissimo, oh, grazie bravo, Gigi, però, complimenti. Gigi, io devo andare. Devo andare da il corso di inglese è andato a gonfie vele, bravissimo. Caro Gigi, what's your name? Cioè, incredibile. Incredibile, incredibile. Dammi la zampa. Dammi la zampa, caro Ettore. Ci siamo. L'hai svegliato. Il tuo titolare ha fatto una grande figura. Di merda. No, non si dicono queste cose, non si dicono. Bene, allora, beh, insomma, facciamo i complimenti a Gigi Doria. C'è qualcuno a casa che sta ridendo? Stai tranquillo, beh, perché... Scusa, Però io volevo fargli una domandina molto più semplice, caro. Vai. Molto, vai, più semplice. Molto, ma molto più semplice. La dico? Vai. Qui è scritta la risposta. Caro Gigi, qui è scritta la risposta. Qua c'è scritta la risposta. Ok. In che regione si trova Viterbo? Lazio. Vediamo se la risposta è questa. Ti rimando. Signori, grande Gigi Doria, signori, bellissimo. Quindi prova a leggere anche tu. Guardate qua. È fiero. Romanista come lui, grande Gigi. Guarda, grande Gigi, complimenti. Sei stato fantastico. Ma questo è un po' Mandibiel, sei tranquillo, non è mica ancora finita. Bene, dai. Allora, se sta sfilando il telefono, ovviamente passateci tranquillamente le telefonate. Noi abbiamo tantissime cose ancora da dire, perché è ancora lunga, caro Poma. Lunghissima, ma tu lo sai che ci sono amori che vanno, amori che vengono. Ah, mamma mia. Tu non c'entri niente, Gigi, perché sappiamo che l'amore l'hai trovato finalmente. Oh, questa è una bella cosa. Elisabetta Canalis. Sì. Cosa ha fatto Elisabetta Canalis? Posso dirlo? Puoi dirlo. Se sarà, no, ha fatto un altro, voglio dire. Ogni tot lei cambia. No, se l'era fatto, ma l'ha lasciato. Ah, l'ha lasciato lei? Matcher Brooks è stato mollato. Via. Era con lui. Era con lui. Interessante. Incredibile. Cosa, incredibile. Sicuramente. Bene. Incredibile. Poi, voglio aggiungere qualche cosa? Voglio dirti qualcosa sulla Rita. Sulla Rita? Rita Rusitz. Ma chi è Rita Rusitz? Devi dirlo chi è. Rita è stata sposata con l'ex presidente dei Viola. Vittorio. Con Vittorio. C'è Chigol. Sì. E quindi? Si trova in America e... Che cosa, Poma? Dicono che il sedi stia facendo un po' tutti. Sta cercando l'amore. È bruttissimo. Sta facendo un po' se stesso. È bruttissimo, dai, bruttissimo. Dai, andiamo avanti, ok. Bene, Gigi Doria, facciamo ancora qualche bella domandina, Gigi Doria. Il locale tuo preferito, dove ti sei veramente sentito tuo agio, se stesso, ti sei un po' sentito te stesso là dentro, che ci torneresti sempre, qual è? Qual è stato? Fontana del Lupolo. Sì. Il Santo del Lupo. Ok. E adesso una nuova avventura. Ecco, parliamo ancora di questa nuova avventura, Poma. Parliamo, certo. Perché Gigi, come dicevamo prima, è un bikers. Oh, ha fatto un locale anche per i bikers. Sì. Quindi questo locale di cosa... Intanto diciamo dov'è. Intanto ringraziamo Stefano e Edi che mi hanno dato la possibilità di aprire, mi hanno aperto questo locale a mia misura. Ci hanno fatto un locale su misura. Su misura. C'è anche la cuccetta per Ettore. Per il bradipo. Ovviamente, sì. Per il bradipo, vedi. Certo. Bene. È un locale in stile motorcycle, pub. Cioè, quindi è un pub per motociclisti? Sì, ma è aperto a tutti. Dire. Cioè, abbiamo una clientela molto eterogenea. Apre orario serale, no, dalle 6:30 del mattino, puoi fare anche la colazione. Tutta la notte puoi fare dentro. Hai capito? Colazione la mattina e fino all'una di notte. Chris, hai capito dove possiamo andare di notte? Era prima lì. Beh, giustamente. Sempre più gonfio. Il gallo, vedi, il gallo. Che lo salutiamo. Ciao Gallullo! Ciao. Bene, tra l'altro sai chi è? Insomma, un altro signore della notte sicuramente senza tante presentazioni è Cristiano Gallai, no? Sai che era il soprannome, speriamo, ha il soprannome Gallullo. Sai che, chi è che gliel'ha dato? Gigi Doria. Perché Gigi? Come mai è nato questa... Non so, era un... Perché voi tornavate a casa e sentivate il gallo cantare? No, era delle gag che facevamo a lavorare insieme. Sono divertito veramente tanto con quell'obeso lì. No, perché? Poverino. Diciamo che non è obeso, sono due persone. C'è Cristiano e c'è Gallullo. Due persone in uno. Ogni tanto si trovano e vanno a passeggio. A causa di quel personaggio squallido lì. Una ma notte... no, perché gli dici così? No. Sì, lui lo sa benissimo. Non è vero. Io sono finito in un ospedale in... In Slovenia.
In Slovenia. No, era Gorizia ancora. Non sono arrivato. Dice la Slovenia. L'ha riportata in patria, capito? L'ha riportata in patria. In coma etilico. No, non diciamo queste cose in TV che non sono vere. È un modo colorito per dire che erano molto caduto, in festa. Noi, caro Gigi, noi lo diciamo. Noi, sì. Io e il signor Igor Pezzi, sì, che facciamo? La P&P fa sì. Anche il mojito analcolico. Analcolico. Lo diciamo che è molto, ma molto buono. Sì, sì, sì. Lo buonissimo, quindi lo lanciamo il messaggio. Lo lanciamo. Cioè, si può bere anche analcolico. Sì. non è tanto convinto, Gigi, non è tanto convinto. Allora, dobbiamo dirlo, ci sono certe bevande che vanno bevute come tali, insomma, basta non abusarne, ecco. Il mojito è uno di queste, giusto, no? Non abusare. Poi c'è anche la versione analcolica, perché per gli astemi, mica puoi privare una astemia di bere mojito. Certo. E poi farlo analcolico, c'è anche questa versione. Benissimo. Ok, caro Gigi, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, il locale si chiama Roadhouse Blues. Roadhouse Blues. Hai visto che slang? Roadhouse Blues. Perché? Grazie al nostro corso d'inglese. È la mia invenzione questo nome. E abbiamo fatto una taverna di casa per gli amici. Musica bassa, rock and roll. Esatto. Rockabilly country e aspettiamo tutti gli amici in moto, senza distinzione. Chiaramente se Harley Davidson è meglio, ma... attenzione, quindi, qua siamo un po' di parte. Io, Igor Pezzi, non possiamo venire con il nostro ciao e Califfo. Appunto, il Califfo, lui c'ha il ciao. Dobbiamo parcheggiarlo dietro, però. Chiaramente, sì, sì. Giustamente, vabbè, dai, insomma. Caro Gigi, l'ultima domanda, tu sei una persona vera, vera. Sì, perché in questo ultimo periodo, in quest'ultimo periodo, il calcio ci sta toccando profondamente, soprattutto agli amanti del calcio. Il calcio scommessa. Cosa dire di queste persone che hanno, hanno fatto sì di far odiare anche il calcio ultimamente? Cioè, cosa possiamo dire? Hanno preso in giro i nostri soldi, i nostri... Sono vergognosi, per così dire. Quindi cosa? Cosa puoi dire? Siete dei cialtroni. Volevamo arrivare a questo, perché sei una persona vera. Noi volevamo regalarti doni, no? Volevamo dei doni, doni. Bella immondizia. Magari sarebbe il caso anche di non giocare più per protesta, per esempio. No, facciamo una bella protesta. Non giochiamo più, non scommettiamo più sulle partite di calcio, che a prescindere sono truccate, tra l'altro. Quindi così diamo una bella stangata, così si imparano a comportarsi questi grandi signori. Bene, fatto con la nostra polemica di oggi, caro Pomo, tra poco arriva anche la pubblicità, per fortuna. Arriveranno anche tantissime telefonate, perché sì. Il centralino sta scoppiando. Sta scoppiando il centralino, guarda. Dopo guerra. È della nonna questo, ma è il telefono più sicuro che c'è, eh? Esatto, dopo le ultime bollette, caro Gigi, guarda, quello lì è meglio di tutti. Allora, più tardi abbiamo le telefonate che arriveranno da Cortina, signori, le telefonate che arriveranno dal primario di Udine per darci dei consigli per quanto riguarda l'influenza, ma abbiamo ancora Family Compilation e abbiamo ancora il momento ancora della prevenzione. Della prevenzione, certo, arriverà anche il momento della prevenzione, molto importante, quello di oggi, per esempio. Mi raccomando, con Gigi Doria, sempre in compagnia, che deve rimanere qua con noi, ok? Tu lo sai, ma Gigi, avevo una domanda da fare. A Mario? Quello di Paularo? Quello di Polaro. Allora, Mario, sicuramente ci stai seguendo. Attenzione, perché Gigi Doria, qua presente, vuole farti una domanda. Quindi mi raccomando, preparati, va bene? Io so che anche Mario vuole fargli qualche domanda a Gigi. Quindi sarà una telefonata incredibile, tra poco, dopo la pubblicità. Ma oltre a Mario, ci sta seguendo anche la signora di Mario? E penso di sì, penso, ma non lo so. Possiamo salutare, lui è già preoccupato. Ciao. Gigi, eh? Ciao. Sentiamo, guarda, no, Gigi, cosa c'entra? Preoccupatissimo. Questo. Ciao signora Di Mario, benissimo. Lo ricordiamo? Siamo in pubblicità. Siamo in pubblicità, ma non cambiate canale, perché Gigi Doria vi dirà la sua, eh? Ok, a dopo. Anche lo zio. Pronto? Eccoci ritornati qua su Mandi BL. Sei già al telefono? Eh sì, ci ha telefonato lui. Chi è? Telefonato. Posso dirlo? Certo. È Mario. Già subito. Pronto? Pronto Mario? Non c'è pronto? Nessuno. Pronto, devi mettere giù la telefonata, sennò. Pronto? Per fortuna che eri lì. Pronto? Meno male che il telefono non ci muove. Ma mai. Non c'è, anche questo ci ha mollato. Ci ha mollato anche lui. Col filo. È colpa dello zio. Lo zio dei Ponzi. Vabbè, allora, zio, regia, non c'è nessuno al telefono? Bellissimo, entra. Pronto? Ciao
settembre. Oh, Mario da Paularo, eccolo qua. Ti sentiamo, ti sentiamo, Mario. Pronto? Ma c'è, non ti sente, non ti, regia, non ti sente. È caduta la linea. È caduto Mario, è caduto Mario. Vabbè. Cioè, stai sabotando tutto. Io? Sì. Ma assolutamente perché no. È preoccupato, perché Mario... Lo vedo molto, ma molto piccante. No, capito, però l'importante è che ci arrivi alla telefonata, sennò guarda, non riusciamo a condurre. Guarda, guarda, c'è un altro Mario lì. Guarda, c'è un altro Mario lì. Guarda Ettore, guarda Ettore. E non possono vederlo da casa. Non possono vederlo. È andato a cercare il suo simile. Io lo farei vedere la casa, però, eh. Ce la fai a farlo vedere un attimo? Lo farei vedere. Mamma mia, guardate lì, vabbè. Guarda, Ettore. Okay. Avvicino un altro Mario, guarda. Gli fa le scarpe tra poco, gli fa le scarpe. Uno da casa dice, bello il cane di Gigi. Ma chi se ne frega che fa questo, scusa. Ok, mamma mia. Poverino, vabbè, dai. Allora, parliamo di prevenzione. A questo punto, Mario non chiama, vogliamo provare a chiamare gli altri, non lo so. Ma io direi di aspettare. Possiamo aspettare. Possiamo aspettare. Guarda, certo, manca ancora 25 minuti. Manca tutto il tempo. Siamo qua, siamo in compagnia, siamo qua, Mandy Biel, siamo in diretta, lo ricordiamo. Per la diretta telefonica chiamateci allo 0432 57 3517 oppure scriveteci a mandibiel@telefriuli.it. Sono arrivate alcune mail perché su Facebook stanno scrivendo. Sono arrivate tantissime mail. Una donna dice, mi ricordo quella notte con Ginoschi, scherzando, non è vero. Alcune mail, alcuni messaggi arrivati anche su Facebook sulla pagina di Mandy Biel dicono complimenti alla trasmissione. Bello il brizzolato di oggi, ok? Si chiama Gigi Doria, care amiche. Penso sia un'amica, lo spero. Poi lo zio che fine ha fatto? No, lo zio sta, è qua, a fianco a me, che tra poco ritornerà anche lui, insomma, insieme a noi. Benissimo, poi complimenti anche... Fare complimenti a te, Poma. Addirittura? Sì. Guarda che Ettore... Questo è Marco, però, che ti fa i complimenti. Cioè, ok. Qui continua Nereo a... Ancora? Sta continuando? Sulite. Leggiamo qualche messaggio da parte di Nereo, una dai. Cosa speciale. Vai. Vuole venire in trasmissione. Nereo Sparviero in trasmissione. Vabbè, io so di chi si tratta, però, quindi non so se è il caso. Non è il caso? Non so se è il caso, non lo so. Beh, se tu dici che non è il caso, non è il caso. Allora, c'è una telefonata in linea, sentiamo chi è. Pronto? Pronto? Pronto chi è? La mamma di Gigi. La mamma di Gigi! La Candida! Buonasera, Candida! Gigi! Aspetta. Sentiamo. Sono io. Perché ti sei fatto prendere in giro così? Gigi, hai capito? Ti abbiamo preso in giro, hai capito? Ma no, Candida, non l'abbiamo preso in giro. No. Fuori. Tanto svelto, non dovevo accettare questo. Fuori il tempo, fuori il tempo. Comunque, ciao. Ciao, Candida. Grazie. Bisogna spiegargli alla mamma che... Hai capito? È il forno della trasmissione questo. La mamma si è offesa adesso. La mamma è sempre la mamma. L'inglese non ci stava. No. Quindi un po' di musica. Fatto una gaffa, hai fatto una gaffa. Ma ci stava l'inglese, come no, scusa. Adesso cioè, stare un locale come il tuo. Che cade, però. Hai un British Bulldog anche. Un British Bulldog. Candida. Ma sto studiando. Non volevamo prenderlo in giro. Anzi. Vabbè, allora, andiamo avanti. Parliamo di prevenzione, quindi, caro Poma, perché è una cosa molto, molto importante. Tu segui ovviamente la prevenzione. Che ne so, guidi in moto, vai via con un casco, rispetti i limiti. Ecco, quando hai bagnato magari stai a casa, quando piove stai a casa o vai piano, vero? Sono tutte regole, piccole regole che tutti quanti dobbiamo seguire, ma in qualsiasi momento della nostra vita. Soprattutto a casa, partendo da casa. Da casa, perché gli incidenti domestici sono molto numerosi e molto pericolosi. Esattamente. Esatto. Allora, se possiamo mandare il contributo, o se sei d'accordo, Poma, parliamo sono d'accordissimo. Studio Macor che ci regala l'angolo della prevenzione qui a Mandy Biel. Quindi, via alla regia, oggi spiegheremo cosa succede, per esempio, quando ci si dimentica una pentola con dell'olio sul fornello acceso. Ecco, con l'aumento della temperatura, chiaramente, prende fuoco, come potete vedere, l'olio si incendia e ovviamente questo può generare un grosso problema. Tutti istintivamente pensiamo che l'acqua sia la migliore soluzione, ma non è sempre così. Perché cosa succede? Vediamo se adesso arrivano le immagini. Potrebbe prendere più fuoco per un principio fisico, per un principio chimico, che l'acqua praticamente spinge l'olio. Ok, adesso io a livello tecnico non so spiegare. Diciamo che l'acqua ha un peso specifico superiore a qualsiasi liquido. Di conseguenza sta sopra e gli dà questa boccata di ossigeno, ma detto in parole molto molto povere, ma per rendere l'idea che è quello che conta di più. Gli dà questa boccata di ossigeno e sapete che il fuoco con l'ossigeno prende ancora di più, ok? Si incendia ancora di più. Avete visto cosa è successo. La migliore soluzione, cari amici da casa, in questo caso, è quella di mettere semplicemente
un coperchio sopra, naturalmente con le giuste precauzioni. Con le giuste precauzioni, ok? E mi raccomando, non bisogna farsi assolutamente prendere dal panico. Perché il coperchio sopra? Ecco, il coperchio sopra per tirar via l'ossigeno. Per tirar via l'ossigeno, ma come avete appena visto, per soffocare quindi il fuoco, ma come avete appena visto, è sbagliatissimo dopo poco tempo tirarlo via, perché ovviamente all'interno il fuoco è ancora vivo, quindi può riprendere e potete prendere una bella ustionata. Quindi l'importante è mantenere la calma, non usare assolutamente l'acqua, mettere il coperchio, spegnere il gas, molto importante, e lasciare che il tutto si raffreddi senza paura. Zio, che vuoi? Volevo fare, no, altrimenti evitare di cucinare in casa e andare a mangiare fuori. Noi qua abbiamo dei consigli, abbiamo tantissimi locali dove possono ospitarvi. Comunque, in questo caso, attenzione, mantenere la calma, come sempre, e mai usare l'acqua. Lo ricordiamo. E caro Igor, e se con il coperchio non sono riuscito a spegnere questo fuocherello? Bisogna cercare di soffocare il fuoco in un altro modo, ma possibilmente non con l'acqua, perché l'uomo che fa, una qualsiasi persona, dice il fuoco lo collega, lo spengo con l'acqua. Non è sempre così, a volte sì, a volte ci sono anche altre possibilità. Possiamo usare un estintore anche se siamo in una casa. Esatto, per esempio l'estintore, ma se siamo in casa l'estintore non è il caso, se no fa ancora peggio, perché vedete cosa succede? Diciamo che se sono proprio nel dramma posso usare un estintore, dopodiché devo dare una bella pulita alla casa. Esatto, sicuramente. Esatto. L'importante è comunque spegnerlo, mi raccomando. Bene, l'importante è anche mantenere la calma, altrimenti riusciamo, se ci facciamo prendere dal panico, facciamo peggio. Mai è capitato, Gigi, in bar, scoppia la spina della birra, giù birra per tutti. È mai successo? No. No, ok, fornelli, cose di questo genere. Quindi Gigi opera in maniera perfetta per quanto riguarda il suo locale, dico bene. Benissimo, Poma, allora. Quindi ringraziamo lo studio Macorra. Certo, allora fammi leggere un attimo. Per... Ringraziamo ovviamente il contributo realizzato dallo studio Macor, da Geometra Macor e da Sicurezza e Formazione di Udine, ok? Benissimo. Bene, caro grazie, Igor, grazie tanto. Sai che stanno arrivando tantissime telefonate, ne abbiamo una fresca? Fresca, pronto! Uè, Poma! Chi è? Sono Samu, ciao! Buonasera, chi? Samuele. Ciao Samuele! Samuele, da... Volevo dirvi, grazie, sono 10 minuti che sono nascosto in bagno all'ova ad aspettare voi. Grazie. Incredibile, capito? C'è Samuele da Cortina. Samuele! Fioccano le cioccolate calde, caro. Mamma mia, che buono! Com'è l'atmosfera in quel di Cortina? Ma dai, alla fine Cortina è sempre Cortina, no? Però devo dire la verità che come in ogni parte d'Italia c'è la crisi, si sente anche qua, Si sente. È un po' il posto dei VIP ancora, o comunque c'è anche la gente comune? Sì, da quel punto di vista noi sai che noi abbiamo comunque il Kashmir, che alla fine ospita la maggior parte, tutti i personaggi famosi vengono da noi, quindi sotto quell'aspetto ieri hanno cominciato ad arrivare parecchi personaggi. Ho capito. Qualcuno? Ti citi qualcuno? Che ti devo dire? Vuoi che ti dica un nome? Belen, ad esempio, che dicono che in Argentina invece è qua. Bene. Non so, c'era Davide Lippi ieri, l'Azzardo, vabbè, il solito... Ma Belen, con o senza Moroso la non Belen? Non l'ho visto ancora, Fabrizio, non l'ho visto. Ah, non l'hai visto. È amico, Maria. Senti, la neve a Cortina, c'è o non c'è? Si scia o non si scia? Altra domanda. Ti dovrai spingere e dire sì, c'è la neve, così non c'è niente, c'è un caldo atroce. Senti, allora ti manderemo Mario Monti a sparar neve per tutti. E avanti, grazie, tutti. Esatto. Senti, grazie, ma il tuo compagno di avventura, Gino, come sta? GZ praticamente sta aspettando, dovremmo fare tra breve una partita di calcetto, quindi è là che si è messo in porta lui ad aspettare. Si mette in porta Gino, la copre tutta la porta. Io lo so, esatto. La copre tutta Gino la porta, la copre tutta. E infatti l'abbiamo messo in porta proprio per questo motivo lì. Un grande. Ma hai provato a chiamarlo, perché sai che lui è irraggiungibile qua a Cortina, no? È veramente irraggiungibile. Ma lui secondo me è più VIP dei VIPs. Sì, cioè lui è più VIP dei VIPs. Che non te pensi che cosa? Sono i VIP che chiamano lui, non è lui che chiama i VIP. Senti, ma volevo fargli una domanda a Samuele. La scorsa settimana c'era un certo Checco a Cortina, così lui ci ha detto. Tu l'hai visto, Checco? E chi è lo Checco?
Ecco, vedi che la spara sempre grande. Perché tutti fanno così, il fenomeno, io sono cortino, invece me sono passato vera, tanti per così. Mamma magari mia. È stato... Il famoso Ioni? No, penso sia lui, non lo so, penso. Ma più tardi magari ci telefona e sveleremo l'arcano. Di cognome Paglioni? Che come quella roba lì? Potrebbe essere Samuele. No, che abbiamo molti amici che fanno il fenomeno, che vanno nei posti Costa Azzurra, Cortina, eccetera eccetera. Invece insomma abbiamo voluto chiamare te, che veramente adesso, sei là. Però adesso con la fortuna di Facebook, sì. Poi puoi dire la posizione dove sei, quindi puoi chiedergli, no? Dammi la posizione dove sei, e lì penso che in ogni caso quando scrivi un messaggio ti compare dove sei, no? Certo. Con Art, magari questo checco, no? Quindi amici da casa, se volete veramente scoprire dove sono i vostri amici, se più o meno vi raccontano bugie o no, basta che li chiediate di scrivere su Facebook. La localizzazione, mettono la localizzazione sull'iPhone e da lì capiscono dove sono, no? Ci ha dato una chicca. Scherzi, ci ha dato una bella chicca. Grazie Samuele. Samuele, ti aspettiamo. Salutaci tutta Cortina. Ma quanti panettoni hai mangiato? No, niente, devo stare in forma che poi riprendo il campionato. Però vi raccomando, non incendiatevi là dentro. Non ti preoccupare. Non ho preoccupato perché avevo preso paura che... Quando è che ritorni, scusa? Io ritorno al 4 perché poi sai che abbiamo il Queen, quindi verrò ritornerò nel tuo paese dove tu sei il capo di tutti. Addirittura. Parla di Fossalta di Porto Grosso. Fossalta di Porto Grosso. Ti aspettiamo nell'Emporia, volentieri, eh? Va bene, caro. Ah beh, sicuramente poi sai... Io e te dobbiamo parlare anche di tante altre cosette, quindi chissà cosa nasce da col nuovo anno. Da cosa nasce bene. Siamo qua per questo. Caro Samuele, un abbraccio. Vai, salutaci Gino, ciao. Il portierone. Salutaci Cortina. Grandissimi. Ciao. Mi ricordo una battuta di Mauro Corona che dice a Cortina nevica firmato. Hai capito? Ma hai Ponzo, nevica o non nevica? Oh, come siamo in Ponzo qua? Nevica o non nevica? No, non nevica. Niente ancora. Vabbè, nulla. Succede. Nulla. Mario Monte l'ha fatto smettere anche di nevicare. No, manderemo Loris Fabro da quelle parti, magari. Sai? No, non dirlo. La compra, lui la non compra. Dirlo. La compra, ma possiamo dirlo che non si in questi dire. Momenti, per fortuna, che c'è qualcuno che. Paga. Per fortuna. Benissimo. Allora, abbiamo anche la telefonata a proposito di Imponzo, Montagna, Mario da Paularo. Proviamo a richiamarlo perché è uno dei nostri inviati, caro. Oh, mamma mia. Tendo che c'è etero. Gli ho schiacciato lo zampone al cane. È arrivato. Scusa, Caro Gigi, abbiamo anche i nostri inviati che insomma fanno il giro del mondo e ci portano le notizie più belle. Allora, io avevo un paio di notizie, caro Popo, però non sono belle. Cioè, non so se posso dirle. No, non so se posso dirle. Cioè, tipo, tu, lo so, tu... Cheetah. Vi ricordate voi Tarzan? Tarzan, certo. E Cheetah. La scimmietta. Sì. Ha raggiunto l'età di 80 anni, ma è morta. Ok. 80 anni. Scusa, non mi da ridere, però, voglio dire, succede. 80 anni. 80 anni. Una scimmietta, 80 anni aveva. Hai capito? Certo. Incredibile. Va bene, una delle notizie insomma che girano oggi sul web, ma ce ne sono tantissime altre senza alcun problema. Cara regia, abbiamo qualcuno al telefono? Vedo dei segni strani oltre le telecamere. Dicono di no, caro Poma. Leggiamo un po' di messaggi, un po' di mail. Che dici? Leggiamo un messaggio sul nostro DJ. Vai. Caro Ivan, sei fighissimo. Ma insomma. Non si può dire però chi lo firma. Vai un cieco. No, scherzo. No, scherzo. Non è neanche tanto cieca secondo me. No. Comunque. Era una battuta. Ah, dobbiamo salutare anche Katiuscia, tra l'altro. La salutiamo, Katiuscia. Ti salutiamo, Katiuscia. C'è una telefonata in linea, pronto? Pronto? Pronto chi è? Sono il dottor Bassetti, buongiorno. Il dottor Bassetti. Dottore, che piacere. Buongiorno. Piacere. Buongiorno, grazie di aver accettato, grazie di aver chiamato e dedicarci qualche minutino qui a Mandibiel. Noi abbiamo una bella cosa da chiederle, molto importante. Poma, vai. Esattamente. È un periodo molto particolare per gli italiani, anzi abbiamo più periodi all'anno che l'italiano è a casa con l'influenza. Quindi come prevenire tutte queste forme virali? Anche perché ultimamente... c'è quella che prende lo stomaco e io le dico la verità, caro dottore, ho fatto 4 giorni sul gabinetto. Mi dispiace per lei. Allora, secondo me spesso si usano anche termini non corretti, nel senso che quella che stiamo vedendo adesso probabilmente non è ancora la vera influenza,
probabilmente lei è stata affetta da una forma di gastroenterite virale che in questo periodo diventa più frequente a seguito delle feste, dei cenoni e quant'altro, e quindi le persone stanno più a contatto tra di loro ed è più facile quindi che avvenga il contagio. Questi sono normalmente dei virus che vengono eliminati attraverso le feci e quindi diventa anche più facile la loro trasmissione. Per vedere però il picco dell'epidemia influenzale, che sarà verosimilmente nei primi giorni dell'anno successivo, dobbiamo attendere ancora qualche giorno. E per quanto riguarda la prevenzione, se parliamo dell'influenza vera, certamente la vaccinazione, anche se adesso è un pochino tardi per vaccinarsi, periodo normalmente in cui ci si vaccina è il periodo di novembre. Comunque, se qualcuno lo vuole fare, può ancora farlo. Il problema è che se l'epidemia sarà intorno appunto ai primi giorni di gennaio, non c'è tempo a che i nostri anticorpi si fortifichino con la vaccinazione. Quindi altre misure di precauzione, perché che riguarda l'influenza che lei ha chiamato intestinale, certamente quella di lavarsi molte volte le mani, questo è sicuramente un ottimo modo, dottore, per quindi prevenire la trasmissione, perché uno tocca un po' con le mani dappertutto, poi le porta alla bocca e quindi, ecco, quindi l'igiene soprattutto. L'igiene è fondamentale, è la prima regola di noi infettivologi, di chi si occupa di queste cose, l'igiene soprattutto. Sembrano cose banali ma fondamentali, perché vorrei sapere quanti bambini sono a casa e si lavano regolarmente le mani e soprattutto quanti sono gli adulti che lo fanno, perché spesso le insegniamo ai nostri bambini e poi non lo facciamo. Perché molte volte si pensa è il freddo, cioè, ho preso freddo, che ho mangiato, a volte semplicemente sono delle mani sporche che portano dei microbi insomma all'interno del nostro corpo e generano poi questi tipi di virus, dico bene? No, beh certo, sicuramente il freddo è indubbio che è un fatto scatenante, però non determinante, nel senso che il freddo indebolisce in qualche modo e quindi fa la porta di entrata per quelli che sono i virus. In genere sono virus, però ci possono anche essere i batteri, che ricordo essere molto diversi. Faccio questa precisazione perché spesso si confondono i virus e i batteri anche in termini di terapia. Spesso cosa fanno le persone? C'ho l'influenza, mi prendo l'antibiotico. Ricordiamo a tutti che gli antibiotici servono esclusivamente per i batteri. Non si capisce molto. Non si capisce. Per cosa servono gli antibiotici? Abbiamo perso il dottor Bassetti. Spero che non abbia preso l'influenza. Comunque, ringraziamo tantissimo il dottor Bassetti. Stavo dicendo che gli antibiotici servono per colpire i batteri, ok? Purtroppo la chiamata è interrotta, vediamo se riusciamo a riprenderla. Molto importante, questo spazio di Mandy Biel al benessere, ok? È una rubrica al benessere, del benessere, quindi potremo parlare. Anzi, se volete dateci una mano, se volete sapere qualche cosa a livello a livello fisico, a livello morale, mentale, che ne so, l'angolo del benessere, scrivete una bella mail a mandybiel@telefriuli.it con la vostra richiesta. Poi noi chiameremo l'esperto, ok, di riferimento, qui al telefono e vi risponderà in diretta, va bene? Grazie, benissimo. Beh, su certe domande potrà rispondere anche lo zio, quando glielo diremo noi. Perché comunque, zitto, muto. Da casa ci stanno scrivendo tantissimi amici, c'è un amico in particolare che ci scrive: complimenti Mandy Biel, siete una banda di matti, un salutone al grande Gigi, il massimo della professionalità. Ah, ciao Ettore, bello, saluti da Max Ladalbiel. Incredibile, grande Max. Incredibile, grande Max. Hai capito? Cioè, perché noi chiamiamo i signori della notte? Hanno più o meno tutte le stesse caratteristiche in quanto signori: la professionalità, l'umiltà, la voglia di fare, la voglia sempre di mettersi in discussione. Per loro la parola arrivati non esiste nel loro vocabolario, capito? Bisogna imparare da queste persone qua, mi raccomando. Poi c'è anche la Proloco di Bibione che ci fa un grandissimo saluto. Salve. Quindi salutiamo la Proloco di Bibione e ricordiamo che a Capodanno faranno una festa della... possiamo dirlo? Della piazza, della grande piazza, grande, quindi saluto anche il grande Mauro Bigaran. Ciao, presidente della Proloco. Certo. Poi io quest'estate andrò al mare a Bibione, scusate, però lo devo dire. Io vado a fare dei termini a Bibione, perché ho bisogno di un po' di relax. Abbiamo bisogno un po' di relax. Abbiamo. Di tutti, relax, tutti. Ma ci farà entrare o no Loris? Perché noi non lo facciamo entrare qui. Magari lui... Loris, tu qui non puoi entrare, però comanda le terme, no? Lui comanda anche le terme, non possiamo dirlo, non possiamo dirlo in diretta, però... L'abbiamo detto! Sì. Caro Loris! Mamma mia, sono cose peggiori, dai, va bene. Allora, Pomino, l'ultima cosa da ricordare, perché continuano a scriverci veramente da casa tantissime persone. Sì.
Igor, dimmi, datti una pettinata. Io cerco. Quindi tu volevi i primi piani, datti una pettinata. Io cerco. Madonna. Tu non hai questo problema a Puma, però io cerco. Ho i capelli. Sono fiero di non averlo, sono fiero di non averlo. E crescono a dismisura, insomma, vabbè. E poi lo studio Macor ci voleva salutare. Grazie, e mi ha detto di dirti che sei stato professionale al 100%. No, qua ci voleva un esperto proprio, uno di loro, però insomma, a nostro modo. Allora, la prossima volta chiameremo loro insieme agli amici Tecno Incendi per promuovere l'angolo della prevenzione. L'angolo della prevenzione, ci sto, come no, certo. Quindi mi raccomando. Salutiamo. No, basta fuochi, basta, DJ, basta. Non ha preso fuoco nulla. Caro Gigi, tu hai preso fuoco. Proprio. Però zero. Facemi dei cocktail infuocati una volta. È vero, parlaci di questo. Cioè, il cocktail che prende fuoco, sopra cosa c'è? Tu poi vai lì con un fiammifero, con un cerino. C'è un liquore ad alta gradazione. Ah, prende fuoco. Okay. Ma questo è pericoloso o no? No, non si dà mai infuocato il cocktail. Ecco, allora, care mamme, perché c'è qualche mamma che si preoccupa. Dice, ma mio figlio beve le cose infuocate, oh, si brucia. No, non è vero niente. Che comunque sono sempre da bere con un po' di testa, no? Esatto. Queste cose, perché sono molto forti, certo. Benissimo. Caro Poma, siamo quasi in chiusura. C'è una telefonata, veramente? Non c'è. Mario da Paularo ci ha abbandonato. Anche questa volta, la seconda volta che ci ha abbandonato. Anche Checco, incredibile. Non li chiamiamo più. Ma sai perché Checco non si fa sentire? Perché? Perché secondo me non era cortina. Ce l'ha svelato Samuele. L'abbiamo detto che non era cortina, ma quella se n'è andato. Ce l'ha svelato Samuele, quindi... Si è un po', Si è un po' spaventato. Può essere, può essere. Caro Igor, una cosa io volevo sapere, uno dei signori della notte che vorrei avere qua assieme a noi, vorrei Yo-Yo prima o poi, che così arriverà. Comunque abbiamo il dottore ancora in linea. Dottor Bassetti, pronto? Ecco, scusate, ma ero, sono entrato in un campo di non ricezione del telefono. Quindi non si preoccupi, non si preoccupi. Siete arrivati dal mio discorso. Eravamo arrivati all'antibiotico. L'antibiotico colpisce il batterio. Succede nell'epoca influenzale che la gente c'ha la febbre, c'ha il mal di gola, c'ha il mal di pancia, e cosa fai? Inevitabilmente, quando ha la febbre, prende l'antibiotico che gli è rimasto un armadietto dell'anno prima, che ha preso lo zio, il nonno, il cugino, oppure ancora peggio, va in farmacia e chiede un antibiotico, e spesso il farmacista compiacente glielo dà. Allora, il messaggio è: quando c'è l'influenza, l'antibiotico non serve a niente, quindi è inutile prendere gli antibiotici. Che ricordiamolo, sono preziosi farmaci per quando ci sono le infezioni batteriche, e usarli male vuol dire potenziare la forza dei batteri per la volta successiva. Quindi cerchiamo di dare un messaggio chiaro sulla terapia antibiotica, che è fondamentale, ma solo quando serve e certamente non quando abbiamo un'influenza. Ecco, questo è molto molto importante. Beh, insomma, grazie dottor Bassetti, è stato veramente gentilissimo. Prego, buon tanti auguri, arrivederci. Buon anno anche a lei. Grazie mille. Buon anno. Grazie ancora dottor Bassetti, primario dell'ospedale di Udine, che ci ha dato veramente tantissimi consigli utili per l'influenza e anche come difendersi di fronte ad essa. Bene, Puma, che mi dici? C'è il cane, ti dico, adesso lo dobbiamo farlo sentire, posso dire, è incredibile. Allora ogni tanto scappa qualche piccolo sorriso, perché c'è il cane che sta russando. Vediamo, voglio dire. Lo facciamo sentire in diretta, guarda. Aspetta, vediamo un po', un attimo. Bellissimo, è spento il microfono, è spento. È spento il microfono. Poma, stiamo facendo il momento più basso della televisione della storia. Ecco, un microfono davanti a un cane. Ma ti rendi... Senti che cosa. Che bellissimo. Si è annoiato anche lui, Prova a pensare a casa. Zio, se si è annoiato il cane, ci vogliamo qui con noi adesso, zio. Zio, arrivo. Perché mancano veramente pochissimi minuti. Arrivo. Dovevi essere tu, zio, a ravvivare il cane, a stare dovevi portarlo a fare i bisogni, sì, le solite cose. Igor, è messo accanto a te il cane, vuol dire che ha bisogno di te. È venuto vicino al suo ha capo. Bisogno di te, mandi biel. Caro Igor. È vero. Si avvicina l'ultimo giorno dell'anno. L'ultimo giorno dell'anno, siamo arrivati alla fine. Abbiamo pochi minuti per dire alle persone veramente il nostro pensiero. Ma noi cosa desideriamo da loro? Da loro? Da loro. Perché continuano a seguirci. Innanzitutto. Quindi lo ricordiamo ogni mercoledì. Sì, ore 14:30, qui su Telefriuli. Fino alle ore 16. Fino alle ore 16. Mandi via. Poi possono vederci anche via streaming su www.udine20.it. E poi? Possono scriverci a mandibiel@telefriuli.it. Esatto. Possono scriverci anche sulla pagina ufficiale. Quella di Facebook. Facebook. Mandibiel. Scusate, mi sto sbagliando. Mandibiel. Cliccate mi piace su Facebook. Clicca. E poi. Se volete regalare un'altra inquadratura a Telefriuli, grazie. Così
c'è anche quello di Gidoria. Insomma, ci siamo tutti. È un messaggio, caro direttore, caro direttore. Vogliamo la telecamera in più. In più. In più. Solo per lui. No, lui. No. Lui, per lui, 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 lui. Per noi. Una. Caro Alberto. Ma grande, una. Grande. Ma forse non servirà, caro Alberto. Vai tranquillo, dai. Siamo in chiusura, perché quindi con quelle che abbiamo riusciremo a fare un grande. Anche tu, anche tu. Alla grande. Caro Ivan, vieni qui con noi, caro Ivan. Vieni. Ci fanno... Siamo alla fine di questo fantastico programma. Gigi Doria, ti ringraziamo di cuore. Ringraziamo la mamma. Ettore. La candida. Gli vogliamo bene, lo baciamo in diretta. Vai, vai così. No, anche perché ho studiato il francese. Ah, studiato il francese. Il francese. Quindi un bel au revoir e tanti auguri di... Buon anno. E abbiamo ancora quasi 3 minuti, Poma. Però lo salutiamo questo 2011. Come lo facciamo a salutare il 2011? È stato... Vai con le manine. È stato nero, ma non è colpa sua, eh. Non è colpa del 2011, no, dai. Non vi preoccupate, perché Mario... Sì. Mario. Sì. La prossima volta ci dirà la sua, ma non solo quello di Polaro, anche quello lì. Ah, quello lì. Ci risetterà tutti i conti, insomma. Tutto qua. Va bene. Allora, io voglio salutare tutti quanti. Ci vediamo il prossimo anno, in qualche modo. E mi raccomando, continuate a seguire Telefriuli e anche Mandy Biel, come detto, ogni mercoledì alle ore 14.30. Quindi salutiamo la Urbanaria, salutiamo Florianci, certo. Salutiamo la Welcome e naturalmente Infostar, salutiamo Dodo Sport, Tobia quel birichino. Ciao Tobia, grazie. Salutiamo anche tutti i partners che hanno collaborato con noi e stanno continuando a collaborare. La Simple, esempio. Voglio ringraziare la presenza dello zio. Che lo zio è un amico, viene qua, ma ormai fa parte dello staff, fa parte di Mandy Biel, eccolo là. Siculo da Imponzo. Che bello, zio. Guarda che bello che è. Tantiece, esatto. Poi abbiamo Ivan, il nostro DJ. Li completa poi le 3P, giusto? P. Mamma mia, penso un po'. P e P. Zio. Ma sai, Igor, cosa mi chiedevo? Quando hai detto la notizia della scimmietta di Tarzan, sì. No? Che è morto a 80 anni. Succede. Chissà, poveretto, se si è goduto un po' di pensione. Mario! Hai capito? Il saggio che arriva che questo, piano. Beh, qualche banana magari l'ha mangiata, Sì, ho capito, però. Però caro Mario, un'altra P. La pensione. La pensione. P. Andiamo avanti così per un minuto. Cioè, Gigi, sì, mi porti al tuo bar. Gigi, mi chiamo di lei. Dai. Una buona Guinness. Oh, c'è un problema, non mi piace la Guinness. Non riesco a bere la Guinness, io ti giuro. Questi sono. È la bionda, dai, va bene. Lui vuole la bionda? Sì. Io voglio la mora, quindi voglio la Guinness col trifoglio che fai tu, Gigi. Sei ancora capace di fare il trifoglio? Sì, va bene. Che fermo di saggezza. Bionda, mora, rossa. Oddio, ma comunque. Ho fatto il cane di nuovo, scusa. Un saluto speciale. Ciao, grazie. Mani Biel. Alla prossima settimana, mi raccomando, le repliche. Sì. Ciao! Potete scrivere, ciao! Regia, possiamo chiudere così? Alla grande? Un po' in anticipo? Non abbiamo sforato, Alberto. No, ci hanno fatto segni. Sono tutti dentro, sennò. Ciao, buon anno! Ci vediamo! E salutiamo Guido, ciao Guido! Ciao. Ammirato! Mamma mia! Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo.